Luca Miniero, poi abbiamo Giacomo Rizzo, poi abbiamo Nando Paone e Salvatore Misticone. Vi aspettate già la domanda? Il primo, il secondo, è meglio il primo, rispetto al secondo, com'era nella memoria, negli incassi, la risposta del pubblico, e questo ti devi assumere un po' tu, la prima, diciamo così, reazione. Anche oggi ha avuto un pubblico interessato, poi Napoli è un posto fortemente coinvolto, quindi qualche sensazione ce l'avrai. Ah, io credo che in effetti ormai ci sia il confronto del primo film, il primo film l'abbiamo fatto sempre noi, quindi non è che ce l'ha fatto un altro, è un fenomeno di costume, è andata benissimo, certo quando è uscito non potevamo immaginarlo, e quindi io penso che un film poi ha un suo percorso che poi un po' dipende anche non soltanto dal film ma anche dalle emozioni che tocca, quindi se vado a vedere i giudizi sul primo film non è che proprio quando è uscito fossero proprio lusinghiere, nonostante tutto il film è piaciuto moltissimo al pubblico, quindi io credo che sono due commedie entrambe molto divertenti, che in commedia raccontano senza troppa presunzione quelli che sono i tic dell'Italia, e quindi forse c'era proprio bisogno di avere una seconda puntata, non è proprio soltanto un'esigenza commerciale ma forse anche un'esigenza narrativa, quindi sono contento di aver fatto questo film. Mi preoccupo un po' per il confronto, però è anche vero che è molto meglio uscire da un grande successo che da un insuccesso, anche perché sennò non l'avrebbe fatto secondo me la produzione. Senti, è un'altra domanda un po' così, sembra d'obbligo fartela. E come mai non c'è più Gaudioso in sceneggiatura, è stato sostituito da una squadra vincente? No, non c'è un motivo né artistico né d'altro tipo. Nel primo film avevo anche la fortuna di aver avuto una sceneggiatura francese alla quale ci siamo riferiti con Massimo. Secondo film, impegni diversi di Massimo e anche poi in qualche modo la volontà di sperimentare una voce più del nord ci ha portato appunto su una strada diversa, ma insomma diciamo che in qualche modo il primo film nasceva da un copione anche collaudato nella struttura e poi noi l'abbiamo riempito di italianità. Questo naturalmente nasce da un'altra tradizione, se vogliamo, più italiana, ma insomma il divertimento, i tic sono più o meno simili all'altro. Io faccio solo una domanda, poi tocca a voi, ovviamente. No, a Giacomo Rizzo volevo chiedere questo. Luca Miniero è cambiato? Dopo il grande successo, com'è stata l'esperienza sul set? È diventato più autoritario, più dolce, contento? Com'è stato, insomma, confrontarsi con un regista che ha avuto quel successo di incasso memorabile, addirittura da Guinness dei primati? Beh, come persona non è cambiato per niente, perché insomma credo che sia rimasto quello che era. Voglio dire, ci siamo visti di meno, perché insomma prima eravamo più presenti, quindi eravamo un po' più tutti insieme, ma con lui c'è un rapporto bellissimo, lui poi non è che parli tanto, bisogna pregarlo per farlo parlare perché parla poco, ma insomma fa i fatti, secondo me è meglio fare i fatti nella vita che chiacchierare tanto e poi non concludere. Sono stato felicissimo, io venivo da quel grande successo dell'Amico di Famiglia e essere stato chiamato da Luca per fare questo film. Ho dovuto fare anche un provino, perché mi pare che alla fine mi hanno detto di fare un provino, io ho detto di sì perché lo volevo fare, dico vedete che se non faccio il provino, poi dice se non ha fatto il provino non lo chiamiamo, invece io faccio, dico tutti i provini che volete li vengo a fare perché il film lo volevo fare, e quindi lo ringrazio ancora pubblicamente per avermi chiamato. Nando Paone, io volevo chiedere una cosa, con che animo e con che spirito hai affrontato la sequenza che ti mette in concorrenza, scherzo naturalmente, citazione, diciamo noi cinefili, del capolavoro di Totò e dell'arrivo a Milano? Aggiungerei con quale coraggio? Beh, naturalmente la proporzione non esiste, non può esistere, cioè una sproporzione enorme, però tu ti riferisci al teaser, cioè a quel filmato di presentazione, l'annuncio che si fa. Io, oltre ad avere il grande onore e privilegio insomma di ripetere un po' una scena che è rimasta proprio negli annali del cinema,
lì si voleva rendere proprio un omaggio alla, alla napoletanità trasferita al nord, e quindi Luca e Fabio, penso, no, abbiano pensato a questo teaser con molta cautela, con molta umiltà. Insomma, si è ripetuto a quella famosa scena, mettendoci naturalmente Giacomo Rizzo, Salvatore Mistigone, Nunzio Schiano ed io, i nostri personaggi, diciamo, ricontestualizzati, riattualizzati. Però è stata veramente una un'emozione irripetibile, credo. Io